Buonasera, benvenuti a tutti a questa nostra diretta sulla epidemia del coronavirus. Mi avete visto al telefono, è per la prima volta che mi avete beccato mentre ero al telefono, ma poi vi spiego perché. C'era una novità di cui parleremo poi nella fase finale, quando ci saluteremo e farò dei ringraziamenti. Parliamo come sempre di questa nostra capacità di stare lontani dal virus, che dobbiamo mantenere perché ieri sera avete sentito il presidente Conte, che ha delineato in maniera, devo dire, non chiarissima, perché non ho capito tutto io, ma alcune cose le ho capite, e cioè la riapertura dal 4 di maggio in poi avverrà con degli stretti controlli su quelli che sono o possono essere o potranno essere le eventuali recrudescenze del virus in aree diverse. Non è stato chiaro se per aree si intendeva i comuni, le province, le regioni. Comunque, diciamo che di qui in avanti chi meglio fa, meglio procede. Mentre fino ad oggi che noi avessimo due contatti o due contagi o 200 non ci cambiava nulla, rimanevamo dentro il lockdown. Da lunedì 4 noi usciamo dal lockdown, alcune attività riprendono e io ho qui il decreto che ha firmato il Presidente del Consiglio dei Ministri, sono 70 pagine. Ho cominciato a leggerlo, ma non l'ho finito perché ho avuto varie altre cose oggi da seguire e quindi ve ne illustrerò i contenuti per quello che ci riguardano nei prossimi giorni. Però una cosa è certa, che il Ministero della Salute mette in piedi un tavolo di lavoro, un gruppo di gestione dei dati che sarà in grado, secondo certi schemi, e c'è anche uno schema abbastanza simpatico che ha messo in piedi la Presidenza del Consiglio, è proprio un diagramma a blocchi, come usiamo noi ingegneri: se avviene questo, allora si fa una cosa oppure se ne fa un'altra, dove quello che conta è la diffusione del contagio. Allora, noi siamo messi relativamente bene, poi vediamo i dati di oggi, abbiamo una diffusione del virus relativamente modesta, ma tale deve rimanere, perché dal 4 di maggio in poi, se noi rimarremo con questi numeri bassi o addirittura azzerati, le aperture rimarranno tali e potremo passare poi alla fase 3 a fine maggio. Ma se il virus dovesse ripartire e dare luogo a contagi numerosi e a qualche focolaio nuovo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri tratterà questi dati in maniera restrittiva solo nei confronti di quei territori. E non è chiara l'estensione territoriale, se comunale, provinciale o regionale, ma insomma quei territori nei quali il virus riparte. Quindi, in buona sostanza, cosa voglio dirvi, cari amici, cari concittadini? Che il nostro futuro dipende da noi e solo da noi. Questo è sempre stato nella storia dell'uomo, ma oggi ancora di più. Noi abbiamo avuto dei comportamenti virtuosi, siamo stati anche un po' fortunati, ma abbiamo lavorato bene. Continuiamo a lavorare bene. Vi ho detto ieri che quella che ci aspettava sarebbe stata la settimana più importante e lo sarà, perché ci appresteremo a entrare nella fase 2 con le carte in regola. Cominciamo da oggi. So che siete tutti curiosi di sapere quali sono i nostri numeri. I nostri numeri oggi sono ottimi. Sono ottimi non soltanto per la città di Arezzo, perché abbiamo zero contagi, abbiamo un solo contagio in provincia di Arezzo, in particolare a Bucine, e in tutta la Toscana meridionale ne abbiamo soltanto due, uno è a Bucine e uno è a Pitigliano di Grosseto. Tra l'altro, patria di origine dei Ghinelli, i Ghinelli vengono da Pitigliano, ve la do come notizia di passaggio. Bene, comunque due in tutta la Toscana meridionale, quindi i numeri per noi stanno, diciamo, stando, ci stanno dando ragione circa questa nostra forte determinazione a rimanere separati, a agire correttamente, ma dobbiamo rimanerlo. Io non vi sto a fare la ramanzina che vi faccio tutti i giorni e mi affido al vostro buon senso. Abbiamo fatto 30, dobbiamo fare 31. Ci abbiamo ancora davanti una settimana, ripeto, di lockdown, nel corso della quale ancora valgono le regole sulle quali io mi sono speso tante volte e che certamente oggi non vi starò a ripetere per l'ennesima volta. Però abbiatele in mente, perché è la chiave di volta del successo in questa battaglia. Se manterremo questi numeri, noi continueremo a procedere con aperture successive fino a tornare a una pseudonormalità. Dico pseudonormalità perché fin tanto che non avremo un vaccino contro questo virus, noi necessariamente
dovremo continuare a difenderci da un potenziale nemico, quindi mascherine, quindi mani lavate più volte, quindi distanza sociale. Allora, commentando i numeri, vi dicevo, Arezzo zero contagi, 83 eravamo e 83 rimaniamo. In provincia abbiamo un solo contagio che porta il numero totale dei contagiati provinciali da 564 a 565, aumenta un caso di isolamento domiciliare in quanto i 6 di terapia intensiva al San Donato tali rimangono e i 36 di malattia infettiva tali rimangono. I nostri isolati cittadini erano 163, rimangono 163 perché non c'è stata nessuna aggiunta e nessuna uscita, 0-0, quindi rimangono tal quale. Queste è le notizie che vi ho dato sono buone, ma questo non ci deve far scordare che ancora c'è in giro il virus, non sappiamo, cioè abbiamo questo problema degli asintomatici, persone che hanno il virus ma che non lo manifestano con i classici sintomi dell'influenza, quindi il mal di gola, quindi la tosse, quindi la difficoltà a respirare, gente che sta apparentemente benissimo ma con la saliva può emettere delle goccioline, anzi emette delle goccioline che possono contenere il virus, e se questo viene in contatto con le vostre, diciamo con la vostra saliva, con la vostra bocca, con il vostro naso, ma anche con i vostri occhi, con i liquidi della parte oculare, il virus riesce a contagiarvi e a quel punto diventate un contagiato. Non vi voglio mettere paura, però bisogna mantenere alta l'attenzione. Diciamo invece che i contagi in Toscana, non ho grafici oggi, perché visti questi numeri ci è parso inessenziale predisporli. La Toscana oggi ha complessivamente 9.147 contagi. Siamo sempre al quinto posto, subito dietro al Veneto che ne ha quasi il doppio di noi, ne ha quasi 18.000. Quindi diciamo siamo in buona posizione, però siamo comunque la quinta regione più contagiata, non è che siamo completamente fuori da questo tipo di problema. Rimanendo ai numeri, vediamo un po' il dato nazionale che non ho letto, me lo hanno appena fornito. Il dato nazionale di oggi 27 aprile è il seguente. I positivi in Italia oggi sono 105.813, sono 290 in meno rispetto a ieri, quindi con una stavolta diminuzione di 0,2%. Ieri c'era stato invece un aumento di 0,2%. Quindi diciamo che abbiamo in Italia ripreso a livello di positivi la strada della discesa, quindi un decremento piccolo 0,2%. I deceduti sono tantissimi, quasi 27.000, sono 26.977 italiani che non ci sono più a causa del virus, sono tantissimi. Anche oggi questi deceduti sono aumentati, sono 333 in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono morte 333 persone, che rappresentano un incremento dell'1,2% rispetto a ieri. Ricordo che ieri l'incremento era stato di 0,9 rispetto a ieri l'altro, quindi è una diciamo un'evoluzione tragica questa del coronavirus per molte persone. L'età media dei decessi rimane alta, quindi rimane confermato il dato che io vi ho più volte commentato, che l'esito fatale del coronavirus è non esclusivamente ma prevalentemente riservato alle persone anziane. I guariti invece sono 66.624, sono 1.696 in più di ieri, e i casi totali ad oggi sono 199.414, più 1.739 rispetto a ieri. Questo dei guariti mi fa venire in mente che non vi ho dato l'altro dato positivo di Arezzo, e che porta il numero dei guariti a 29, in quanto abbiamo un guarito in più rispetto al giorno precedente, una persona che è guarita e quindi è uscita dalla quarantena perché ha avuto due tamponi positivi nell'arco delle ultime 24 ore. È evidente che siccome i guariti sono 29, io gli ho dato che i contagi sono 83, se tolgo quei 29 attualmente di persone che portano il virus nella nostra città ne rimane 54, quindi siamo diciamo contenti di questo numero che è relativamente piccolo, modesto, e che ci fa capire che la nostra città ha reagito bene nei confronti dell'emergenza virus.
Andrei rapidamente a commentare i dati della Polizia Municipale, dando contemporaneamente un'occhiata alle immagini del drone che non ho controllato perché anche oggi sono arrivato un po' di rincorsa, ho avuto una giunta stamani mattina, una nuova giunta oggi pomeriggio, c'era il gruppo giunta consiglio che si stava incontrando oggi pomeriggio proprio per elaborare le strategie di supporto alla popolazione e alle aziende che stanno soffrendo più di altre, e quindi sono arrivato un po' trafelato a questo appuntamento. Pregherei Marcello Comanducci, il nostro valentissimo regista, di mandarci in onda le immagini del drone che io commenterò insieme ai dati che mi pervengono dal comando della Polizia Municipale. Allora, oggi sono state controllate tantissime persone, anche perché c'era tanta gente in giro, diciamocelo, che oggi c'è stato un po' di passeggio di troppo in città. Guardate che razza di traffico c'era alla rotatoria, mi è sembrata quella dell'Esselunga. Comunque, 120 persone controllate, 112 autocertificazioni prodotte, 2 sanzioni al decreto, quindi non molte. Totale sanzioni a oggi dall'inizio sono 220, che rapportate al numero totale dei controlli, che è 4.609, porta a una percentuale di infrazioni del 4,8%. C'è stata anche una denuncia penale per mancato rispetto di ingresso nel comune di Arezzo. Il drone, come vedete, ha lavorato a Tortaia, alla Meridiana, Pescaiola, Campo di Marte e Alpionta. Sono stati controllati 12 esercizi commerciali. È stato controllato un cantiere edile per quanto attiene all'uso corretto delle mascherine ed è stato fatto un servizio congiunto con la Polizia di Stato Alpionta per diciamo, verificare che non ci fossero episodi di rilevanza penale. Sono state elevate oggi, questo sì che è un numero elevato, 15 sanzioni al codice della strada, me lo conferma la vista di queste immagini dove si vede che c'è un numero elevato di macchine in circolazione, oltretutto macchine che evidentemente hanno infranto in più di un'occasione il codice della strada. Inoltre sono stati i nostri agenti a supporto dell'azienda sanitaria per il prelievo di 40 tamponi allo stadio con il sistema del drive-thru. A proposito dell'azienda, va anche detto che sarà mia cura nei prossimi giorni fare un'azione nei confronti dell'azienda, opportunamente tarata questa mia azione, per far sì che ci sia una maggiore efficienza per quello che riguarda il sistema dei tamponi e della circolazione dei dati. Perché se è vero, come ritengo sia vero, quello che ci ha detto ieri sera il presidente Conte, cioè che dalla prosecuzione dei dati epidemiologici delle settimane che seguiranno il 4 di maggio dipenderà il mantenimento di condizioni di apertura rispetto a certe attività produttive, ovvero la loro richiusura in caso di insorgenza di fenomeni infettivi concentrati in aree piuttosto che altre, diventa essenziale il controllo e di tipo epidemiologico, che avviene attraverso i comportamenti che già sappiamo e sappiamo anche comportarci, ma anche nel caso in cui ci sia una diffusione virale dovuta alla presenza di soggetti positivi ma asintomatici, è fondamentale la tempestività con cui si vanno a individuare. E quindi io mi adopererò perché l'azienda sia ancora più efficiente di quanto non abbia fatto fino adesso, perché mentre fino ad ora, ve lo ridico un'altra volta, che noi se andasse bene o male ci cambiava poco, di qui in avanti se si va bene o male ci cambia, e ci cambia tanto, e lo dico per i miei cittadini che devono dal lavoro trarre le loro sostanze. Se non si lavora non si guadagna, se non si guadagna non si è in grado di spendere, se non si è in grado di spendere tutto il settore commercio va in tilt, cioè è tutta un'economia che deve funzionare coerentemente con la presenza nella nostra città di un fenomeno infettivo. Ma il controllo del fenomeno infettivo è figlio anche dell'efficienza del sistema di individuazione del contagiato e della sua immediata quarantena, isolamento domiciliare o altro. Quindi l'efficienza di questo sistema deve migliorare, perché da questo dipende anche il nostro futuro. Scusate se ci batto molto, ma è essenziale. Bene, è venuto il momento di fare due chiacchiere con il nostro ospite, che io saluto con grande
con grande gioia. Spero che possa essere con noi, perché prima aveva dei problemi di audio, o perlomeno non riusciva. Ciao Pierluigi, mi senti? Sindaco, Eccolo, c'è un grazie minimo di dell'invito. ritardo, quindi ci dovremmo interfacciare in maniera positiva. Io ti farò poche domande e ti lascerò la possibilità poi di esprimere, perché la interazione è un po' difficile in quanto c'è un ritardo tra quello che io dico, quello che tu senti e la tua risposta. Anzitutto, benvenuto in questa nostra conferenza stampa. Pierluigi Rossi, come lo sapete, il professor Pierluigi Rossi è il primo magistrato della Fraternità dei Laici, che è una gloriosa. Un glorioso istituto cittadino che è antichissimo, è nato nel 1200, non ricordo esattamente l'anno, ma ce lo dirà certamente Pierluigi Rossi, e che ha come suo scopo precipuo, poi ne ha avuti anche altri, ma il suo scopo precipuo è l'assistenza, è la misericordia, è il simbolo della Fraternità dei Laici, è la M di misericordia, che voi vedete da tante parti ad Arezzo, perché la misericordia in tutti questi secoli, scusatemi, la fraternità in tutti questi secoli ha fatto veramente tanto bene alla città. Allora, la prima domanda che ti faccio, sulla quale poi tu ti agganci come meglio credi, è le azioni che Fraternità ha messo in campo in un momento come questo, in cui l'assistenza sociale diventa un punto di forza per combattere la diffusione del virus, ma anche per assistere i cittadini che da soli non riuscirebbero a farcela. Che cosa ha fatto Fraternità in questo quasi mese e mezzo di lavoro da quando siamo chiusi a casa? Nella facciata del Palazzo della Fraternità è presente quella scultura che ha creato Bernardo Rossellino nel 1445 con la Madonna con il manto. E al di sotto del manto ci sono tutti i cittadini. Quel manto che poi ha ripreso Piero della Francesca che rappresenta la misericordia. Noi siamo stati molto vicini al Tevenin, alla Pia Casa e anche all'ospedale con i nostri prodotti agricoli, con l'olio extravergine di oliva, con il vino e con i succhi di frutta. Fin dal primo giorno noi ci siamo collegati anche con il comune e con la misericordia per attivare la cosiddetta tutela domiciliare agli anziani e alle persone che richiedevano sostegno. Abbiamo attivato sempre con il comune un telefono aperto fin dai primi momenti a marzo per ricevere tutte le telefonate di soccorso e di aiuto insieme con l'assessore alla tutela sociale. Poi abbiamo attivato in questi giorni la voce amica per poter essere vicini alle persone che vogliono parlare e anch'io andrò molte volte nei prossimi giorni a rispondere al telefono e a parlare con i cittadini insieme con Monica Manneschi che è la rettrice della tutela sociale. Poi affronteremo l'aspetto dell'emergenza sociale, in particolare con la collaborazione con il Banco Alimentare Toscano affinché noi possiamo portare genere alimentare sempre in sintonia con il Comune e con tutte le altre associazioni. Poiché questa emergenza sanitaria e sociale andrà avanti, noi ci saremo e saremo sempre accanto al Comune in piena collaborazione come abbiamo fatto adesso. Riprendo però le tue parole che riguardano l'importanza di essere consapevoli che noi aretini ci salviamo grazie alla nostra attività. Quindi c'è necessità anche di convivere con questo virus e riuscire anche a stare attenti con la nostra organizzazione sanitaria ad essere capaci di gestire lo stato di salute della nostra popolazione, non solo nell'emergenza, ma in questi prossimi mesi. Bene, Pierluigi, tra l'altro io mi sono scordato in apertura di ricordare che tu oggi sei diventato nonno. E Sì, quindi tanti sono auguri. ieri mia figlia Lucrezia ha dato alla luce Francesco, che è figlio di Alessandro Bacci e di Lucrezia Giulia, che è mia figlia. Quindi sono diventato
nonno di un bambino di 3,730 kg, di 3,730 kg e lungo 55 cm. Ho anche una nipotina a Tokyo che si chiama Miwa Vittoria. Grazie. Un altro retino ha visto la luce in un periodo non fortunatissimo, ma speriamo che per la legge del contrappasso questo gli porti tanta fortuna. Tanti auguri. Pierluigi, sfrutto la tua nota, notissima esperienza e diciamo grande rilevanza anche dal punto di vista scientifico per quello che riguarda i temi dell'alimentazione. Allora, in un momento come questo, dove non possiamo fare troppa attività fisica, siamo costretti nelle quattro mura domestiche, viviamo una vita molto sedentaria, che consigli ci dai sull'alimentazione? Dai, dici qualcosa di interessante per noi tutti, me per primo. Il virus, il Covid-19, è un virus sistemico, entra attraverso l'apparato respiratorio, ma va anche nell'intestino, nel sistema linfatico, nel sistema vascolare. Quindi noi dobbiamo raggiungere alcuni obiettivi. Per esempio, l'intestino svolge una funzione fondamentale, perché oggi la ricerca scientifica collega l'intestino con il polmone, c'è un asse intestino-polmone. In questi giorni a molti amici ho consigliato di mangiare prevalentemente vegetale, perché negli alimenti di natura vegetale è presente la fibra alimentare idrosolubile, che migliora la funzione del microbiota intestinale, che è collegato direttamente col microbiota polmonare. Se noi abbiamo un sistema immunitario per il 70% collocato nell'intestino, se nell'intestino abbiamo un microbiota positivo che aiuta la nostra salute, noi possiamo avere un sistema immunitario molto forte, molto determinato, che aiuta anche il polmone. A questo punto ho consigliato anche un alimento che è molto efficace per l'igiene e benessere intestinale e il microbiota, che è il kefir, che è una parola che viene dal turco, che vuol dire benessere. Il kefir può essere di latte o può essere di acqua, si può andare in farmacia a prendere i granuli per fare il kefir di latte o i granuli per fare il kefir di acqua. Il kefir contiene 15 specie batteriche che proteggono fortemente il nostro intestino e stimolano molto bene il nostro sistema immunitario intestinale. E infine consiglio o di esporsi al sole o di fare un'integrazione con la vitamina D attraverso farmaci, o meglio ancora attraverso delle porzioni di pesce ricche di vitamina D, che è la regina del sistema immunitario. Il virus è uguale per tutti, però ciascuno reagisce in maniera diversa. C'è chi prende piccoli sintomi, c'è chi si ammala e c'è chi purtroppo va incontro al decesso. Quindi la vitamina D è coadiuvante nel nostro sistema immunitario. Ma vorrei dare un'osservazione che dovremo sviluppare in futuro, nel prossimo futuro, perché ci sarà anche una terza fase, che purtroppo quando arriveremo a settembre, quando le scuole riprenderanno, quando dovremo programmare attentamente la vaccinazione anti-influenzale, per il prossimo anno dobbiamo pensarci molto bene, però noi dobbiamo guardare le indicazioni che ci dà, gli indicatori che sono emersi dall'Istituto Superiore di Sanità. Il 3,5% muore solo per causa diretta del coronavirus, del Covid-19. Il 96,5% muore perché ha una causa, due cause o tre cause. E queste cause sono, in primo, l'ipertensione arteriosa. Allora, coloro che hanno l'ipertensione arteriosa, specialmente donne, devono stare attenti e curarla molto bene e non trascurare la pressione arteriosa. Secondo, le malattie cardiovascolari. E terzo, il diabete. E quarto, poi l'obesità. Quindi queste sono le cause che correlano alla morte per questa emergenza sanitaria, per questa pandemia. Quindi noi dobbiamo rafforzare il nostro corpo, curarci molto bene, e dovremo fare, caro sindaco, anche momenti di informazione attraverso l'unità sanitaria locale, educazione alla salute, saper convivere e prepararci all'incontro con questo virus, perché questo virus ci accompagnerà. Perché il vaccino va bene, ma il vaccino purtroppo, il vaccino dell'influenza, darà un'immunità.
temporanea. Ogni anno noi dobbiamo vaccinare per l'influenza, quindi dovremo anche vedere l'importanza del vaccino, sì, però attenzione a che non considero come risolutivo, perché darà un'immunità temporanea. Bene, Pierluigi, io ti ringrazio infinitamente per tutto quello che ci hai riferito e anche per questi consigli che per noi sono utilissimi visto il momento. Spero di poterci rivedere all'inizio della fase 2 con questa riapertura di alcune cose, tra le quali, lo anticipo in tua presenza, poi ti saluto per oggi, la riapertura dei cimiteri con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. È stata data l'autorizzazione a effettuare anche le cerimonie funebri, anche se con un numero massimo di persone, di 15 persone, e quindi anche se questo non c'è scritto espressamente, io ne prendo spunto per riaprire da lunedì 4 maggio tutti i nostri cimiteri, con l'avvertenza, cari amici, al cimitero monumentale di Arezzo forse problemi non ce ne saranno perché è molto grande, c'è molto spazio. Però prendetevela comoda, se vedete che c'è troppa gente aspettate prima di entrare nel giardino, entrare negli oculari, per evitare di stare troppo vicini. Cioè la separazione, ricordiamoci sempre che ce la dobbiamo portare avanti anche dopo il 4 di maggio. Ma problema ancora più sentito è nei cimiteri periferici, nei cimiteri che noi chiamiamo di campagna, anche se ormai di campagna non sono più, perché quelli sono ambienti più ristretti e quindi la compresenza di molti cittadini diventa problematica. Non costringetemi, se dopo il primo giorno si vede che le cose non vanno bene, a mettere dei giannizzeri a controllare chi entra per regolarne il numero. Lo farò perché intendo portare questa città fuori dalla pandemia in maniera positiva, senza rischiare di dover richiudere alcuna delle attività che la Presidenza del Consiglio ha riaperto con la fase 2. Grazie per Luigi, a presto. Alcune velocissime comunicazioni di servizio. Ho appena firmato un'ordinanza, la numero 134, con la quale autorizzo i privati cittadini a mantenere accesi, ove lo ritengano opportuno, i riscaldamenti fino a tutto il primo maggio compreso, perché nei prossimi giorni è previsto un abbassamento generalizzato delle temperature conseguente a sistemi temporaleschi che si abbatteranno sulla nostra zona di Arezzo. Quindi, dovendocene stare in casa, almeno stiamoci al caldo, visto che poi una delle componenti più importanti della possibilità di abbassamento delle difese immunitarie è proprio quella dovuta alle malattie da raffreddamento. Quindi teniamoci caldi, io ho dato l'autorizzazione a mantenere aperti accesi i riscaldamenti fino al primo maggio compreso, per questo abbassamento di temperature previste. L'altra notizia importante che vi devo dare è che le mascherine saranno consegnate comunque agli oltre 65 anni a casa, e 5 mascherine entro lunedì prossimo, quindi è già partita l'operazione di impacchettamento, ne mettiamo insieme 5 in ogni sacchettino e verranno consegnate a tutti i nostri anziani senza che si debbano muovere di casa. Questa è un'operazione importante. Mi confermano che gli over 70, abbiamo fatto un sottoinsieme degli anziani, ritenendo che gli anziani fino a 70 anni, salvo casi particolari ovviamente, che se ci vengono segnalati noi andiamo anche da quelli, però diciamo che consideriamo più a rischio gli over 70 rispetto a una popolazione più ampia che sono gli over 65. E infine un ringraziamento alla Società Sportiva Arezzo, che tra qualche giorno renderà disponibili le mascherine griffate SS Arezzo, non so come saranno fatte, ce le faranno vedere, loro le vendono, ma il ricavato di questa vendita andrà in parte in aiuti al San Donato e al sistema di contrasto all'emergenza coronavirus. Chiudo quasi in tempo facendovi vedere una cosa che mi è stata appena consegnata, come verrà consegnata a tutti coloro che si sono già iscritti o si iscriveranno al raduno virtuale del Vespa Club. Io il numero uno l'ho sempre avuto, ho sempre fatto la girata il primo di maggio con la mia Vespa azzurra, quest'anno la girata non si può fare, ma la faremo virtualmente. È però possibile iscriversi, molti iscritti sono da fuori città, ancora i nostri sono pochi, per cui io vi devo raccomandare, chi ha la Vespa, di iscriversi. Sono denari che poi il Vespa Club destinerà ad aiuti sanitari o alimentari, non so bene, ma non sono denari che gli rimarranno in tasca.
Sono denari che verranno forniti alle associazioni che producono benessere per i cittadini meno fortunati. Dentro questa busta ci sono tante cose belline, ma una di quelle che a me piacciono di più alla fine è questo stick, vediamo se lo trovo, col quale vorrei chiudere questa nostra chiacchierata. Eccolo qua, mi hanno rubato lo show, diciamo la frase, che è questa, io poi ve la ridirò in fondo, ma questa c'è sempre: insieme ce la faremo. Ecco, questo è per chiudere sulla parte advertising legata al ride del Vespa Club del 1° maggio. Chiamo Barbara Bianconi per sentire se ci sono domande. Sì, sindaco, buonasera, ci sono alcune domande questa sera per lei. La prima è Giuseppe Misuri Radiofly che chiede, fermo restando l'approfondimento del decreto che lei ha dichiarato di dover fare, visto anche le numerose pagine che il nostro Presidente del Consiglio regala, ma ad una prima reazione, come giudica per la nostra comunità le nuove misure della fase 2 che appunto Conte ha reso note ieri sera? Ma a me sembra che lui ieri sera ha parlato con chiarezza che la riapertura riguarderà il mondo del manifatturiero, quindi in realtà la nostra, che è una provincia e una città che vivono in gran parte ancora di manifatturiero, credo che non possiamo che essere contenti, anche se devo leggere i dettagli, quindi ve lo dirò meglio da domani in poi, ma mi sembra che l'intenzione sia quella corretta. Non ho capito che cosa il governo intende fare invece per quel settore che rischia veramente di buscarne più di altri, ma che rappresenta, per parola stessa di Conte, qualcosa che sta tra il 15 e il 18% del PIL nazionale, che è il turismo. Ora, questa città, lo sapete, che negli ultimi anni si è spesa, il comune ha fatto investimenti cospicui sulla cultura e sul turismo proprio per far crescere questa offerta cittadina che è stata diciamo saturata da una domanda accolta di turismo sempre più qualificato, sempre più interessato alle nostre bellezze e ai nostri spettacoli, alle nostre iniziative. Purtroppo tutto questo si è fermato drammaticamente. Noi abbiamo già, grazie anche all'impegno di Marcello Comanducci, le idee chiare su come ripartire quando saremo sbloccati definitivamente. Certo, non in questa fase 2, perché ancora i trasferimenti interregionali sono inibiti, quindi in realtà ancora il turismo, anche quello nazionale, non ci potrà portare nessun tipo di sollievo. Ma se continueremo con questa strada di basso profilo per quello che attiene il contagio, mi aspetto che dal 1° di giugno l'ingresso nella fase 3 rimanga per noi al 100%, e mi aspetto che nella fase 3 il governo metta prima di tutto delle risorse, perché quello che il turismo ha perso da febbraio a oggi non lo recupera più, ma soprattutto risorse per far sì che quello che deve avvenire da giugno in poi ci veda sicuramente protagonisti e non spettatori. E in realtà c'era una seconda parte della domanda, sempre di Giuseppe Misuri, sempre Radio Fly, che ovviamente già ieri sera Conte ha parlato di alcune situazioni dove ai sindaci potrebbe essere lasciata anche un po' di discrezionalità. Parlo ad esempio dei parchi, quello che ha descritto Conte. Ecco, dice, scrive Misuri, qualora ci sia questa o altre situazioni appunto nelle quali venga lasciata più spazio ai sindaci, più discrezionalità, avrà intenzione di apporre integrazioni più o meno restrittive a quanto indicato dal Presidente? Beh, ovviamente va verificato. Devo dire che io non sono contentissimo di questa, se da leggere come l'ha letta Beppe Misuri, questa indicazione, perché a me di fare il sindaco per avere la sola facoltà di aprire e chiudere i parchi mi dà un po' fastidio, sono altre le responsabilità che mi prendo, che mi devo prendere e che mi prendo, e che mi mettono in condizione di fare altri tipi di scelte che non siano proprio quelle dell'apertura e chiusura dei parchi. Però su questo argomento l'intenzione è quella di aprire, fidandomi del buon comportamento e del buon del buon senso dei miei concittadini, perché se un parco è sufficientemente grande si riesce a starci dentro senza affollarlo, mantenendo la distanza sociale, mantenendo la mascherina su naso e bocca e soprattutto evitando di toccarsi, quindi distanza sociale e mani magari spesso passate con le soluzioni sanificanti, forse possono anche rimanere aperte, visto che la stagione
dopo il 1° di maggio ce lo dovrebbe consentire. Abbiamo anche una domanda da Gigi Alberti dell'Etruria, sempre relativamente al decreto. Decreto che continua a limitare fortemente alle necessità di base anche gli spostamenti, questa volta tra regione e regione. Scrive Gigi Alberti: i sindaci di confine con Perugia, quindi con l'Umbria, hanno chiesto ad ANCI di intervenire, essendoci in quella zona appunto di confine, esistendo lì dei vincoli familiari interrotti, che sono stati interrotti da questo lockdown. Il sindaco di Arezzo, anche vicepresidente regionale di ANCI, cosa pensa di Beh, questa su questo non situazione? posso che convenire circa il fatto che coloro che stanno sul confine sentono il problema del passaggio interregionale molto più di chi vi è lontano, soprattutto per quelli che sono i problemi di tipo familiare con relazioni non interrotte, ma certamente allentate. E quindi ritengo che ANCI, ma non ANCI, che in realtà la Regione Toscana attraverso ANCI possa modificare con un'ordinanza limitatamente al tema della riunificazione familiare questi vincoli di impercorribilità del confine regionale, secondo me ampiamente giustificato, specialmente se c'è un controllo da parte dei familiari delle regole di cui abbiamo parlato. Certo che mi viene da dire, per ritornare su un tema che sapete mi è molto caro, perché ormai ve lo dirò tutte le sere, che se qualcuno ci dotasse opportunamente degli stick di controllo di tipo sierologico che ci dicono se una persona è positiva o no in quel momento, ovviamente è una diciamo, indicazione istantanea, questo trasferimento e questo incrocio familiare sarebbe molto più facile, molto più garantito e fatto anche con molta più gioia. Quindi io batto ancora sul punto che qualcuno che non sono io si deve occupare di rendere disponibili gli stick di controllo di tipo sierologico con maggior dovizia, perché è attraverso questi che possiamo ottenere non dei lasciapassare, ma delle tranquillità nelle frequentazioni anche familiari, specialmente se i nuclei familiari sono rimasti separati per lungo tempo. Non ho altre domande Se per ci questa sono sera. altre domande, allora insieme al Vespa Club che vi dice insieme ce la faremo, ve lo dice anche il vostro sindaco, state tranquilli, insieme ce la faremo.